Giovedì 13 aprile, ben ritrovati su Vercelli Web TV. Venerdì scorso si è ufficialmente insediato per la prima volta nella storia di Vercelli il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Negli scorsi mesi, gli allievi delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, a seguito di una formazione sui vari aspetti della democrazia, hanno elaborato tantissime idee per la loro città, utili in particolare per i coetanei. I ragazzi hanno scelto e approfondito un progetto per ogni classe. Ogni gruppo classe ha poi eletto al suo interno un rappresentante e un vice che hanno iniziato a lavorare molto seriamente, consapevoli della grande possibilità a loro disposizione. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi continuerà le sedute fino alla fine della scuola per la scelta del progetto definitivo da proporre al Consiglio Comunale degli Adulti. Tra i difficili compiti, i ragazzi dovranno anche scegliere il loro sindaco e distribuire le deleghe degli assessorati utili alla realizzazione del progetto. Cosa sono i bisulant di Ozzano? Ce lo spiega Massimo Iaretti nel servizio. Giovedì 13 aprile, Ozzano Monferrato, comune a metà tra Casale e Moncalvo in direzione di Asti, celebra una tradizione pasquale. Non si tratta della tradizionale Via Crucis, ma di un altro evento che risale a molti anni fa, ovvero quello dei bisulant. I bisulant sono dei dolci caratteristici fatti a forma di ferro di cavallo, prodotti secondo un'antica ricetta delle donne del paese, che vengono presentati in offertorio al termine della celebrazione della Santa Messa del Giovedì Santo, quindi non del venerdì, quindi questa sera, e benedetti ovviamente dal sacerdote. Si tratta, come dicevo, appunto di una tradizione antica che si perpetra ogni anno e che anche quest'anno verrà rispettata con la celebrazione, o meglio, al termine della celebrazione, nella chiesa parrocchiale. Domani sera a Vercelli si rinnova il rito della processione delle macchine con partenza dalla Basilica di Sant'Andrea. Le confraternite coinvolte credo siano 4-5, poi che portano le macchine rispettive, quindi significa questi gruppi statuari che si chiamano macchine. E poi le altre macchine, gli altri gruppi statuari vengono portate da altre realtà, quali possono essere i vigili del fuoco piuttosto che la protezione civile. Credo che la processione delle macchine da questo punto di vista si caratterizzi per un concorso di realtà varie che lavorano insieme per un unico obiettivo. Questa è una cosa anche bella della processione delle macchine. Vedere poi i confrari vestiti con abito tipico, credo che sia anche un'altra realtà bella, quantomeno ci fa immaginare un mondo che probabilmente è anche lontano da noi, insomma, è il mondo medievale, insomma, quando sono nate le confraternite. Una vita tra le mani è il progetto guidato dal vercellese Carlo Manzato che da qualche anno con eventi sportivi, culturali e musicali si propone di raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro. Il periodo è sempre in concomitanza con la festa della mamma e dura una settimana. Quest'anno ci sarà un'asta di un'opera su tela creata da MD Creazioni di Mauro Daglia che rappresenta il saluto dei giocatori della Pro Vercelli alla curva e che state vedendo. L'opera sarà autografata dai giocatori della Pro Vercelli e incorniciata ed è disponibile con un'asta online a partire da una base di 200 euro. Le offerte in messaggio privato via Facebook a Carlo Manzato. L'offerta più alta entro il 12 maggio si aggiudicherà la tela. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore di AIRC. Lunedì prossimo, giornata di Pasquetta, nel piazzale dell'ipermercato Carrefour ci sarà il primo raduno tuning Amici di Andrea. Sentiamo di che si tratta dalla voce dell'organizzatore. A Pasquetta, presso il Carrefour qua di Vercelli, andrà in onda il primo raduno tuning, chiamato Primo Raduno Tuning Amici di Andrea. Questo raduno ha lo scopo di aiutare la sclerosi multipla. Così, ci saranno quasi 200 partecipanti da tutta Italia. Vengono con le macchine tutte elaborate, chi ha il miglior cerchio, chi ha la migliore illuminazione, chi ha la parte meccanica migliore. Il mio aerografia che comprende il disegno fatto a mano migliore, poi ci sarà la parte delle lady tuning, ossia la macchina femminile più elaborata, poi ci sarà il miglior cerchio più grande, il cerchio più piccolo modificato come non è fatto e tante altre categorie con oltre 170 premiazioni messe in palio. Questa sera dalle 21 Vercelli Web TV propone la decima puntata di Passaporto, storie di vercellesi nel mondo. Veniamone un'anticipazione. Ci sarà chiaramente un ospite che abbiamo qui con noi, si chiama Sergio Cavagliano,
conosciutissimo a Vercelli, ma conosciutissimo anche a Santo Domingo. E questa è una carrozza, da dove arriva? Questa carrozza, come hai detto tu Giovanni, arriva da Santo Domingo, molto bella, e lo trovate, la potete trovare sul Malecón, nel lungomare di Santo Domingo, e credetemi che a Santo Domingo è tutta un'altra cosa provare questo tipo di trasporto. Bene, tutto questo andrà in onda dalle 21 di giovedì 13 aprile per Passaporto, storie di vercellesi nel mondo. Ed ora la pubblicità e poi lo sport. È determinato il portiere della Pro Vercelli, Provedel. A Vicenza per vincere è l'obiettivo della sfida di Pasquetta e dei bianchi di Mister Longo. Sì, lunedì per noi è la finale, nel senso che da 42 dobbiamo fare per forza punti, noi andiamo lì per vincere la partita, e perché così appunto prendiamo questi tre punti per andare a 45 per salvarci. E allo stesso tempo non li diamo a loro e di conseguenza diamo un altro forte segnale che vogliamo salvarci, che siamo in grado di farlo. Ecco. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto e noi ci vediamo come sempre domani sera alle 19:00.